Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacierSphere e in questo gameplay andremo ad affrontare Artemisio, il capopalestra di Austropoli, oltre che a visitare effettivamente la città di Austropoli e a dirigerci poi verso Sciroccopoli, ottenendo anche probabilmente qualche altro Pokémon di Ash. Ora c'è un discorsetto da fare su quanti Pokémon Ash cattura appunto ad Unimap. Ma prima di farlo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi. Di tutti questi Pokémon appunto che Ash cattura, quali sono secondo voi migliori? E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Allora, Ash cattura una marea di Pokémon ad Unimap, non li userò mai tutti perché sono troppi. Quindi c'è da fare delle scelte. Allora, io ho detto sì, userò i Pokémon di Ash, ma non mi atterrò strettamente alla squadra che Ash usa in ogni singolo momento. Diciamo che la pool di Pokémon che da cui posso scegliere, però, sono quelli di Ash. Io quindi cosa farò? E dato che ad Unimap ne cattura una marea, sceglierò quelli che mi piacciono di più e li porto in squadra. Quindi Snivy lo boxiamo e terrò Swadlon, che poi si evolverà negli vanni, perché a portarsi avanti Snivy diventerebbe troppo difficile, già che abbiamo Oshawott, ok? Abbiamo già un Pokémon che non si evolverà. Poi Scraggy lo boxeremo in favore di Crocodile, ok? O meglio Sandile, che poi diventerà Crocodile, perché Crocodile sarà evidentemente il Pokémon più forte di Ash. E diventerà lui quello che useremo al posto di Scraggy. Useremo Amphizant, ovvero l'evoluzione di Pidove, ovviamente Pikachu e Pignite. Questa sarà la squadra che ho in mente, quindi Palpitoad non lo utilizzeremo. Rolgrenola, che si evolverà in Boldore, non lo utilizzeremo. E eventuali altri Pokémon che cattura Ash in questa regione non li utilizzeremo perché sono troppi banalmente, è inutile usarne così tante. Useremo direttamente quelli che porteremo poi fino alla fine, ovvero questi quattro, Pikachu, Pinite, Oshawott e Swadron, Pidove e Crocodile al posto di Scraggy quando lo otterremo. Ora, cambiamo Pokémon davanti, mettiamo Pidove e iniziamo a dare un'occhiata a questa città, Austropoli, perché è davvero piena di Venipede. Tecnicamente noi potremmo sfidare questi Venipede, mi sembra, infatti. Possiamo sfidarli. Possiamo volendo anche catturarli, ma non penso che serva a qualcosa, sinceramente. Ecco, noi andiamo di volo così gli fottiamo la protezione. Mi avvelena? No, fortunatamente no. Però come vedete non scompaiono, vedete? È inutile andare ad affrontarli. Quindi dobbiamo trovare il modo di farli andare via. E chi sarà a fare un casino assurdo con gli Scolipede? Bisogna trovarlo. Allora, non possiamo andare da questa parte. O meglio con i Venipede. L'unica parte libera è questa casa, quindi entriamoci. E guardate infatti chi c'è. Il Team Rocket. Questi cosi sono fuori controllo. Who would have thought it would have this kind of side effect? Chi avrebbe mai pensato che avrebbe avuto questo effetto collaterale? Maybe a loud noise will get rid of them. Maybe forse un rumore forte potrebbe farli andare via. The mission is our priority. Worry about the Venipede later. La missione è la nostra priorità. Preoccupiamoci dei Venipede più tardi. Oh, sembra che ci sia un altro problema che stia arrivando. E un altro problema, ovviamente, siamo noi. Andiamo quindi a sfidare il Team Rocket. Che va nel campo Wubat. Noi andiamo di Pidove e vediamo se riusciamo a vendicarci contro questo Wubat che all'inizio del gioco ci ha praticamente ucciso. No, non riusciremo a vendicarci. Questo è un problema. Mandiamo Oshawott. Cioè, il loro Wubat non so che natura abbia avuto, che EV abbia avuto, ma è fortissimo. Non si capisce per quale motivo. Andiamo di Razor Shell. Guarda, è super veloce, ha un attacco elevatissimo, fa un bordello di male. Guardate, guardate, brutto colpo, via. Distrutto Oshawott. Cioè, assurdo. Mandiamo Pignite, forse riusciamo a ucciderlo. Il Wubat del Team Rocket è qualcosa di tremendo. Andiamo di Flame Charge. Ok. Ecco, ci aumentiamo pure la velocità, godo. Ora, Yamask. Tipo spettro, se non sbaglio. Potremmo mandare Scraggy. Vai, mandiamo Scraggy. Comunque finché ce l'abbiamo usiamolo. Poi quando arriverà Sandile lo sostituiremo con Sandile. Mentre Snivy, mi dispiace, ma l'ho boxato già adesso. Cioè, va bene tutto, però non è che mi sia molto utile. Ok, mi ha trasformato l'abilità in Mummy. Ok. Nightshade. E andiamo di payback di nuovo. Tac. Perfetto,
Perfetto, il Team Rocket esplode con tutti i Venipad. Bene così. Allora, controllo velocemente che stai registrando, sì, avevo paura che non stesse registrando. Possiamo parlare a questo marinaio. Ti piacerebbe evolvere Pansage, Pansier o Pampur? Qui, in base alla risposta che date, vi dà la pietra evolutiva che volete. Ma alla fine è uguale, tanto potete acquistarne, questo è il punto del gioco, quante ne volete in ogni centro commerciale. Cioè ci sono già i posti in cui potete acquistare un botto di pietre evolutive. Però beh, lì ne avete una gratis, quindi se volete prenderla, prendetela. Are you slow going? This will help even the odds. E ci dà Zoom Lens. Salve. The forest to the south is scary, but not as bad as the desert to the north. Questo appunto dice che la foresta al sud è spaventosa, il bosco girandola, quello che abbiamo appena attraversato. Ma non tanto quanto, ma mai quanto appunto il deserto a nord. Iniziamo a esplorare questa austropoli. Game Freak is a strange palace. What do they do in there? Rottura della quarta parete. Flower shop. Entriamo qui dentro. Salve. Allora, vediamo cosa possiamo comprare. Qui abbiamo ancora i fertilizzanti per le bacche. Abbastanza inutile come cosa, quindi usciamo. Andiamo a vedere cosa c'è invece qui sotto. Mint shop. Oh, questo è importante. Qui possiamo acquistare le mente. The mints you can buy here are categorized by the stat they boost. Attack, defense, special attack, special defense e speed. Capito? Qui possiamo prendere quello che boosta l'attacco, difesa, attacco speciale, difesa speciale, velocità. Praticamente è l'oggetto che ti permette di cambiare la natura dei tuoi Pokémon. Should my Tepig have brave or sassy nature? I can't decide. It's amazing what people can dream up. The means here can change a Pokémon's nature. Whoever figured out should be proud. Sì, effettivamente, chiunque abbia dato l'opportunità a... Non so quando siano state aggiunte le mente. Forse addirittura in ottava gen. L'opportunità di cambiare la natura dei Pokémon è arrivata in ottava gen. Complimenti per la velocità. Comunque io qui fuori dalla parte mi metterò a vedere quali sono le nature migliori per i miei Pokémon e le cambierò con appunto le mente. Ah, quindi vorresti la mia barca? Prego, vai a dare un'occhiata. Questo ovviamente era sarcasmo. Qui abbiamo un negozio di Pokéball. I don't have enough money to buy anything, but they sell so many variations here. Questa è una poveretta. E qui possiamo quindi comprare le Pokéball senza tornare a Porto Algepoli, a Doen. Vedete, tutte le Pokéball che vogliamo. Magari qualche Quick Ball in più. Così, giusto per gradire, una decina. Ecco fatto, così ci danno anche la Mega Ball. La Premier Ball, scusatemi. Qui abbiamo degli allenatori. Are you here to help out? Sei qui per aiutarci? A quanto pare no. Però sono qui per sfidarvi. Herdier. Ecco, abbiamo diminuito l'attacco in famella. Ecco, l'attacco diminuito farò poco, quindi mandiamo Scraggy. Morso, perfetto. Non è molto efficace, andiamo di Break Break. No, cosa mi ha abbassato l'attacco? Ma che merda. E tanto muori comunque, ti sta bene. Retaliate e Headbutt. Perfetto. Pidav forse se vuole a livello 21, vediamo. Not bad. Oh, eccola finalmente, l'evoluzione di Pidav in Tranquil. E non vuole imparare nessun'altra mossa. Vediamo se c'è qualche altro Pokémon che potrei allenare. Mettiamo davanti Swadlon. Vediamo, e affrontiamo anche questo allenatore. A test subject. Oddio. Un soggetto per dei test siamo noi. Timbur? Avrei fatto bene a lasciare davanti tutti gli altri praticamente, tranne Swadlon. Andiamo di Foglie Lama sperando in un brutto colpo. Oh, sperando in un brutto colpo invece fallisce. Grandissimo Swadlon. Rock Throw. Ah, che male. Finalmente ricerca. Ma questi sono spaventosissimi. Sono inquietantissimi. Rock and Roll. Ok, qua invece ci va bene. Oddio, potrebbe usare un attacco tipo roccia e shottarci. Però noi con Razor Leaf li facciamo male. Smackdown, infatti, ci shotta. Ok, no, di pochissimo non ci shotta. Ma andiamo a qualcuno che possa resistere bene ai suoi attacchi di tipo roccia.
ovvero Oshawott. Smackdown, va bene. E andiamo di Razor Shell. E abbiamo sconfitto anche Randall. Poi diamo una curatina veloce ai nostri Pokémon. Fatto. E andiamo avanti. Haha. Ok. Ecco, immaginatevi questa profondità di dialogo, ma scritta da gente pagata a Game Freak, e messi nel loro nuovo gioco Pokémon. Questa è più o meno la profondità di dialogo che dovreste aspettarvi. Qui lo fanno persone completamente a titolo gratuito, di là lo fanno persone pagate in un gioco AAA. Razor Leaf, dai, potevi buttarlo giù però. Andiamo di Bug Bite, flagello, ne ammazza, sì, va bene. Va bene, va bene. Ma andiamo allora Tranquil. E andiamo di Aerossalto. Ah, anche lui flagello. Cioè, attacca prima di noi. Ok, molto veloce Basculin comunque. Basculin di nuovo, lasciamo tranquillo. E andiamo di volo. Ecco, bravo, vola su. E poi andiamo di attacco rapido. Dovrebbe bastare in teoria. Infatti. Livello 22 per Tranquil. Too fast, too furious. Allora. Vediamo di mettere davanti Oshawott. Speriamo che colpisca. Cioè, speriamo che non si becca un Pokémon contro cui è svantaggiato. Alberta. Petili, appunto. Appunto. Allora, però potremmo usare comunque l'assalto. Super efficace, eh. Magical Leaf, anche questo è super efficace. Però Oshawott riesce comunque a battere Petili grazie alla mossa di copertura che gli abbiamo insegnato. Cottonee, questa volta però lo sostituiamo e mandiamo in campo Tranquil. E andiamo di Aerossalto. Yes, yes, yes. Possiamo passare? Grazie per averci aiutato. Eccoti qui un regalo. Una Master Ball, ok. Ok, va bene. Forse un po' eccessivo per aver battuto 5 scienziati, però me la prendo volentieri. Qui ci siamo già entrati? Mint Shop, sì, negozio di menta. Questo che è il cartello di Austropoli. Andiamo a fare una capatina al centro Pokémon. Eccoci qui. E continuiamo ad esplorare questa grossissima città, che era forse la prima città davvero grossa di Pokémon. Austropoli. Perché in quarta gen non ce n'era una così grossa. Benvenuto nel nostro negozio. Ok, vediamo cosa vendete. Vai. Questo vendono gli incensi. Ok. Tu. Vende le vitamine. Ok. Quindi qui Austropoli è praticamente diventato il vostro nuovo centro commerciale. C'è tutto qui. Entriamo anche in questa casetta. Salve. None of this work is from Burg. Ah, ok, nessuno di questi quadri è opera di Artemisio, perché anche è un artista lui. L'arte qui è davvero fantastica. Benvenuto nello studio Castellia. Abbastanza inutile questa casetta. Ovviamente, cioè, con questa grafica qui, molte delle cose che vengono fatte in quinta gen perdono un po' di valore. Perché, ok, che era tutto 2D, ma in quinta gen la grafica era comunque abbastanza evoluta rispetto alla terza gen. The stores here offer a wide variety. I dare you to tell me what they don't have. Che semplicemente qui i negozi offrono una varietà talmente grande che ti sfido a dirmi qualcosa che non hanno. Non toccare la mia bici, va bene, scusa. Proseguiamo l'esplorazione di questa città enorme. Qui salve, buon uomo. You come into my home and ask for something. That's taunting me. entri in casa mia e mi chiedi roba. Mi stai provocando. E ci dà però l'MT taunt. Giustamente. Quindi se ve la siete persa, prendetela. I visited the gym often. Burg is so dreamy. Questa si è innamorata di Artemisio. Qui abbiamo. Oh, abbiamo i Castellacon. Ma
Praticamente questa è una cura totale che costa 100, 100 poco dollari, quindi prendetela se volete, prendetela un po', cioè è praticamente appunto una cura totale che costa molto meno, però le vendono solo qui, quindi state attenti, prendetene un po' di scorta e poi via, così non dovete più spendere soldi per le cure totali essenzialmente. Io ne prendo un bel po', ne facciamo 200, ecco qui, spendiamo questi 20.000 poche dollari. E si può proseguire. Andiamo da questa parte. Salve pigliamosche. The Ball Factory takes challenges. They say it helps the research. Ah, ecco perché ci hanno sfidati. Appunto, la fabbrica di Pokéball accetta delle sfide. Dicono che gli aiuti a fare ricerca. Questa ama i Castellia Cons. I Conostrop. Com'è che si chiamano in italiano? Scusatemi. Scrivetelo nei commenti come vengono chiamati in italiano i Castellia Cons, quei coni gelato che abbiamo preso prima. Niente mi tira su di morale meglio di loro. Ok, qui abbiamo già fatto tutto, vero? Siamo entrati qui? No, non siamo entrati qui. I've been running all my life. I'm tired of it. I'm tired of it all. Take this and take it away from me. Ok, Smoke Ball. Grazie. Poi, salve. This is one of the biggest places I've ever seen. I'm amazed at the size. Questo dice appunto che è uno dei posti più grossi che abbia mai visto. Ah, ok, siamo ritornati qui dove c'era la tipa di Game Freak. Continuiamo. Qui abbiamo già fatto tutto, giusto? Sì, Pokéball Factory, andiamo su, allora. Salve. Have you been to the cafe? They have some lovely drinks. Sei mai stato al bar? Hanno dei drink fantastici. Qui non possiamo ancora entrare, Game Freak. Ah no, sì, possiamo passarci. Sorry, kid, special elites only. Niente, non possiamo entrare, solamente gli addetti ai lavori. The art gallery is cool, but not much is there. Giustamente, la galleria di arte è bella, ma non c'è molto da vedere lì. M&S Class Pokémon Connoisseur. If you'd like, I could judge the intriguing potential of your Pokémon. No, grazie. Non mi interessa, è gente che giudica il potenziale dei miei Pokémon, però se volete in qualche modo sfruttare la sua conoscenza lì. E questa è la palestra di Artemisio. Vediamo di esplorare tutta la città prima. Caffè Sonata. Entriamo nel bar. Eccoci qui, salve. Questo ha avuto una lunga giornata di lavoro. Questo viene qui per rilassarsi, giustamente. Ah, è così buono. Sit for a while, dear. Siediti qui per un po', ragazzo. Caro, anzi. Possiamo comprare qualcosa. Possiamo comprare la lemonade e il Moo Moo Milk. Che non sono niente male, comunque. Però per adesso lasciamo qui. E proseguiamo. Qui non c'è nulla. Salve. Sometimes people put their stuff out in the stands. It's hard tough competing with real stores. Vabbè, giustamente, cioè ogni tanto mettono dei. Ogni tanto la gente si mette a vendere qualcosa qui sotto questi stand, ma è difficile competere con i negozi reali. Cioè, c'è solo uno, infatti, qui. Volevo vedere se c'erano degli strumenti invisibili, ma non ci sono. Allora, qui si esce dalla città, credo. Axie loves coming here. Axie adora venire qui. The park is a nice break from the city life. Il parco è appunto una bella, una gradita pausa dalla vita cittadina. Qui dovremmo aver esplorato tutto. Quindi si va in palestra. Si va nella palestrona di Austropoli. Eccola qua. E si va a sfidare Artemisio. Andiamo. Allora, chi abbiamo davanti? Oshawott. Mettiamo davanti Tranquil e Pignite. Saranno loro i due che uccideranno tutti gli insetti di questa palestra. Like in a hive, you can easily get lost here. Come in un alveare, puoi facilmente perderti qui. Immagino che lui sia stato in un alveare per dire ciò. Ecco che manda in campo Swaddle, noi andiamo di Aerales. E sarà molto facile questa palestra, eh. Abbiamo Tranquil, abbiamo Pignite. Cioè, non vi nasconderò che sarà una cavolata questa palestra. Vai, andiamo a battere lui. Abbiamo già trovato Artemisia, tra l'altro, ma cerchiamo prima tutti gli allenatori e battiamoli. Luis Hall, proprio lui. Ecco, qui mi servirebbe un attacco. Un attacco che mi permette di non toccare Venipede, perché ovviamente ha Venenpunto, quello che è, come abilità. Potrebbe averla, però fortunatamente questo non ce l'ha. Allora, mandiamo Oshawott contro Swaddle.
E usiamo aero salto, dovrebbe essere danno 4x e quindi dovrebbe shottarlo. Anche se non è stab. Vediamo, aero salto. Ah, peccato, di poco. Di poco, andiamo ancora di aero salto. Così gli facciamo fare un livellino anche a Oshawott. Livello 22, buono. Clearly not. Non puoi evolverti, grazie. Ok. Andiamo da questa parte, andiamo a vedere se ci sono altri allenatori di qui. Nope. Di qua allora ci saranno sicuramente un altro allenatore. Ecco qua, due ce ne sono. Vai, sfidiamo loro. Kenny. Si Waddle manda in campo, ok. Andiamo di aereo assalto. Semplice e veloce. Poi Dwebble. Contro Dwebble invece manderei volentieri Oshawott. Contro Dwebble è proprio l'ideale, Oshawott. E andiamo di Razor Shell. Quello morso fortunatamente non ci ammazza. Ora ha la difesa droppata di 1. Quindi per me anche Acquajet lo uccide. Infatti, buono. E abbiamo sconfitto anche Kenny. Diamo una pozioncina al nostro Oshawott, così continuiamo a combattere qui senza tornare al centro Pokémon. E sfidiamo anche lui. Burg will never lose to you. Va bene. Burg non perderà mai contro di te, ci dice. Andiamo di Tranquil e andiamo di aereo salto di nuovo. Poi Venipede, cambiamo Pokémon, mandiamo Pignite. Facciamogli fare un po' di riscaldamento. E vai di lanciafiamme, così non lo tocchi quel bruco di merda e non viene avvelenato. I'm sorry. Altri allenatori qui dietro? A quanto pare no. Ok. Ci manca quindi solo Artemisio. Andiamo a sfidarlo. Artemisio, sto venendo da te. Eccoci qui. Salve. I see you've made it to my gym. Vedo che sei arrivato alla mia palestra. Iniziamo questa battaglia elegante. Spero che mi possa ispirare. Va bene, ispiriamolo. Ispiriamolo molto, talmente tanto che non riuscirà a trattenersi. Andiamo con Tranquil, Pignite e Oshawott. O Pignite, vedere se voglia. Eccolo lì, Artemisio, fiero. 3 contro 3. Inizia con Dwebble. Avrei fatto bene ad iniziare allora con Oshawott. Andiamo di aereo salto. Normalmente efficace, infatti non prende molto danno. Andiamo di volo. Altra forbice X, l'abbiamo evitata. Ah, e lui usa protezione, eh? Linfamella. Mandiamo Oshawott. Sostituiamolo anche noi. Cioè, sostituiamolo solo noi in realtà. Rock Breaker. Sarebbe Spaccaroccia? Ok, fortunatamente ha fallito. Andiamo di Razor Shell, lui si protegge. Ok. Andiamo ancora di Razor Shell. Ah, lo sostituisce. E va nel campo Wirlipede. Cacchio, lo tocchiamo, ora ci avvelena. Però gli abbiamo diminuito la difesa. Andiamo di aero salto allora. Difesa meno 1, eh. Poison Sting, ci avvelena. Va bene, non è un problema. Andiamo di aero salto, lo sostituisce. Stronzo questo qui, eh. Ora si metterà a fare protezione per farci andare il veleno, secondo me. Quindi io vado a dare un bel full heal al nostro Oshawott. Per me lui avrebbe fatto protezione se l'avessimo attaccato. Andiamo di Razor Shell. Buono, bella lì, bella lì. E ora Wirlipede. Contro Wirlipede manderei Tranquil. Anzi, avrei fatto meglio a mandare Pignite con Lanciafiamme, così da non rischiare di avvelenarsi con Velen Punto. Vediamo se ce l'ha. Fortunatamente no. Tranquil sale a livello 24 contro Livanni manderei Pignite, così combattono tutti e tre. Bello Livanni, molto bello come Pokémon. Andiamo di Flame Charge, Livanni non dovrebbe avere molta difesa. Ok, mi abbassa la velocità anche se è già più veloce di noi. E infatti viene shottato da Flame Charge.
Livello 24 per Pignite, quasi livello 25. My my, your style is quite interesting. Il tuo stile è abbastanza interessante. Ti sei guadagnato la medaglia insetto. Stavo per dire la medaglia incesto, però, dettagli. E anche questa MT, Struggle Bug. It will lower the special attack of the opponent, ok, abbasserà l'attacco speciale dell'avversario. Spero che tu ti goda la città. Non dimenticarti di esplorare la natura intorno, comunque, assolutamente no. Giustamente ce lo dice uno che è appassionato di Pokémon di tipo coleottero. Bene così, a questo punto possiamo tornare un secondo al centro Pokémon, per poi dirigerci invece verso la prossima città, ovvero Scirocopoli. Torniamo un attimo qui al centro Pokémon, curiamoci. Eccoci qui. Perfetto. Ed ora si prosegue. Si prosegue verso la prossima città. Si va ovviamente a nord. Eccoci qui. Percorso 4. Ah, questo me lo ricordo anche dai giochi. Assolutamente. Iniziamo a sfidare un po' gli allenatori. Allora, mantenendo avanti Oshawott e Swadlon. Eccoci qui. Salve, tu sei un allenatore? Hai bisogno di una mano? Ho bisogno dell'esperienza che i tuoi Pokémon possono darmi. Mianfu, tipo lotta. Ma Mianfu è carino, anche Mian Shao. Non sono male come Pokémon. Andiamo di assalto però. Attenzione Double Slap, ci schiaffeggia il nostro povero Oshawott. Ce lo schiaffeggia ben 3 volte. Non va bene, eh? No, un altro Double Slap. Cioè, fortunatamente solo 2 volte. Però la seconda c'è stato un colpo critico. Bella lì. Oshawott dovrebbe imparare Water Pulse. Allora, Water Pulse non è male. Però Oshawott mi sembra che sia un attaccante fisico, non speciale. A parte che Fury Cutter, perché ce l'ha, non l'ho mai usato per dettagli. Vediamo un po'. Acqua Jet è utile, specialmente dal momento in cui non sarà mai troppo veloce Oshawott. Aero Assault lo lascio come coverage. Razor Shell è molto buona, sicuramente più buona di Water Pulse, quindi Water Pulse non gli insegno. I guess not. Oshawott ovviamente vuole continuare a evolversi, ma poverino, non può farlo. Allora, diamo un'occhiata un attimo di qui, prima. Oh, e troviamo Palpitoad, il nostro Palpitoad iconico, che però vi ho già anticipato, non utilizzeremo. Lo andiamo a boxare e via. Poi, io sono un pescatore, no, non volevo andare nel Pokédex, volevo andare qui. Dato che sono un pescatore ti mando contro Swadlon. Hi, I'm Andrew. Va bene, ciao Andrew. Rimane in campo Basculin, a livello 16. Andremo di Razor Leaf. Vedete com'è veloce, eh? Basculin. Pokémon bello forte, eh? Non è da sottovalutare. Ok. Però siamo riusciti a tirarlo giù. Poi di nuovo Basculin. Questa è l'altra forma. Sì, però potevi anche morire. Cioè ogni volta si prendono quel turno in più giustamente per rompere le balle, rimangono con un HP. Livello 23 per Swadlon. Di nuovo Basculin. Sono salito di livello, è vero che adesso attacchi più forte? Oh, grande, bravo. E non lo fa rimanere con un HP. Basculin di nuovo. Foglierama. Guardalo, guardalo come rimane con un HP. Flagello mi sciotta ora, sì. Ha troppo poca vita lui. A questo punto mandiamo Oshawott. Semplice e veloce. Andiamo di Air Salto. Avrei potuto usare anche Acqua Getto forse. Nice to meet you. Beh, grazie. Andiamo a sfidare anche lui con Oshawott. E già che ci siamo resuscitiamo Squadron. Andiamo con il revitalizzante, tanto ne ho 70, quindi cioè, non è che ho paura di sprecarli a questo punto. Pozione, pozioncina, pozioncina, ok, e si va. Salve, I can grant you a wish, posso garantirti un desiderio.
Già che mi fanno paura questi con i capelli blu perché penso possono essere dei fantallenatori, invece è solamente uno psiche. Behim, davvero? L'evoluzione di Elgiam. Che niente male, andiamo di Razor Shell. Ah, Energy Ball. Ok, sostituiamolo immediatamente. Mandiamo Swadron. E andiamo di Coleomorso che dovrebbe fargli parecchio male. Energy Ball. Vai. Coleomorso. Appunto, shottato. Tutti e due a livello 24, perfetto. Oh no! Oshawott. Quante volte vorrei evolversi in questo let's play? Troppe, poverino. Allora, tu sei un altro tipo. Manderei davanti Swadron. Userei qualche pozzoncina su Oshawott. Ecco fatto. E andiamo a sfidarti. Ora abbiamo tutta la squadra a livello 24. Stay clear of here. Ok. Ci ha letteralmente mandato fuori dalle balle. L'ingegnere Goose. Ah, ci è andata bene questa volta mettendo Swadron davanti. Andiamo di Razor Leaf. Super efficace, purtroppo. Ah, ok, non ha vigore. Si era fermato lì da solo. Va bene, che culo. Mudslap ci diminuisce la precisione. Speriamo di poterlo comunque attaccare. Ok. Poi Timbur. Tipo lotta. Direi di mandare quindi Tranquil. Ora abbiamo una bella squadra, eh. Manca solo Sandile e la squadra che ho intenzione di usare per questa regione è praticamente completa. Già alla terza palestra, non male. Rock'n'Roll, cambiamo di nuovo Pokémon, mandiamo Oshawott però. E andiamo di Conchilama. Ecco. Quindi no, non rimangono così per vigore, cioè rimangono così da soli, sti infami, ho un HP, perché hanno un'altra abilità ovviamente, hanno Weak Armor. Ok, possiamo passare da questa parte, prendere una Precisione X, grazie per l'inutilità, e qui abbiamo anche il Rock'n'Roll, iconico. Lo possiamo prendere. No, grazie, però come vi ho già anticipato non lo utilizzerò, troppi Pokémon ragazze. A Wanderer o a Wanderer? Ma nel campo Timbur. Ok, ce la possiamo tranquillamente fare anche con Swadron. E andiamo di Bug Bite. Non è molto efficace quello 8 contro lotta. Ma andiamo di Razor Leaf. Ok, effettivamente magari ci conveniva sostituirlo. My mistake, no, no, mio errore più che altro. Qui non c'è nulla, giusto? Nemmeno strumenti invisibili? Andiamo? No, niente. Forse qui sopra? Niente. Qui è un bel labirinto, eh. Allora, diamo una pozioncina al nostro Swadron. E sostituiamolo però davanti. Mettiamo avanti Oshawott. Ok, prendiamoci questo strumento. Il gioco si era bloccato per un attimino, ho avuto paura che fosse crashato. E qui abbiamo un Rock'n'Roll. Tecnicamente nuovo, quindi lo prendiamo. Perché quello iconico di Ash non lo conto. Andiamo a catturare direttamente noi i nostri Pokémon per il Lilith. Preso Rock'n'Roll. Prendiamoci una Great Ball, niente male. Can you help me? Puoi aiutarmi? Assolutamente sì. Cara Lady Emmy. I'm Trudigon, come scusa? Come scusa? Mi servirebbe che tu imparassi, non so, un gelo raggio, Oshawott. Tiralo fuori da... non so da dove, ma tiralo fuori un gelo raggio. Questo ha pure carta, ha pure pelle di vetro. Questa sarà tosta. Aspetta, cambiamo Pokémon. Mandiamo Pinite. So che lanciafiamme non è molto efficace. Sì, Drago Meteora, questo qui, vabbè. So che appunto lanciafiamme non è molto efficace, ma ci permette almeno di non toccarlo e non prendere danno da carta vetro e da pelle di vetro. L'abbiamo pure bruciato, si gode. Si gode, molto si gode. Andiamo di Flamethrower di nuovo. Ok, mi risponde con Flamethrower, va bene. Evidentemente ha provato a bruciarmi a sua volta, ma non è andata bene.
Ok, abbiamo battuto questo tipo mini boss. Così dal nulla è uscito un Druddigon. Ok, proseguiamo. Posso curarmi un secondino i Pokémon? Sì, assolutamente sì. Ecco fatto. E si prosegue. Qui non c'è nulla, davvero? Ok, abbiamo fatto tutta questa strada per niente. Quindi torniamo indietro. E nel frattempo adesso possiamo catturare qualche nuovo Pokémon come Fungus. Prendiamolo. Quick Ball. E si gode. Ditemi se anche voi state facendo il Living Index di Fire Rush, eh? Perché è davvero figo come Living Index da fare. Cioè, non avete bisogno di fare scambi con altri, di andare a recuperare Pokémon evento in chissà quale luogo astruso. Cioè, sono tutti nel gioco. Sta a voi avere la pazienza e o l'abilità di prenderle. Ok, esciamo da qui. L'ultimo pezzettino d'erba ci fa incontrare. Oh, un Lampent! Nuovo! Fantastico! Andiamo a prenderlo. Ci manca comunque ancora la sua prima evoluzione. Lick qualcosa. Cattura critica, godo. Comunque la Litwick mi sembra si chiami, sì. Litwick. La candelina. Oshawott livello 25. Vorremmo imparare Vendetta. E sapete che non è male Vendetta per un Pokémon che sarà molto probabilmente colpirà sempre dopo gli altri. Togliamoli Furicutter, da. Eccolo qua, Spettro Fuoco, il nostro Lampent. No, Oshawott non può evolverti. Ok, si può proseguire qui ora. Abbiamo Oshawott a livello 25, quindi mettiamo avanti Swaglon. Vai. And action. E azione, questo sta filmando qualcosa, questo Luke. Oh, Livanni contro Swaglon, chi vincerà? Andiamo di Bug Bite. Super efficace, mi sa che ho vinto io. Ah, era Zorua! Era Zorua! Ok. E andiamo ancora di Bug Bite. No, peccato, ci ha uccisi. Peccato, peccato. Allora andiamo tranquilli. E andiamo via all'assalto. Poi Golett, tipo roccia spettro se non sbaglio. Ho sciopato tutto tuo. Ecco, Golett è un altro di quei Pokémon che non capisco dalla quinta gen. Cioè, se tu lo fai vedere ad un tizio qualsiasi, non ti dirà mai che questo qui è un Pokémon. Ti dirà, boh, tipo è un gormito probabilmente, è uno dei gormiti. Ma non ti dirà che è un Pokémon. Ok, qui abbiamo una lotta in doppio. Vediamo un po' cosa si può fare in questa lotta in doppio. Direi sicuramente Oshawott e Tranquil. Ecco qua. Combattiamo questa lotta in doppio. I will be the best detective. Ok, questi sono due detective che vogliono dimostrare di essere grandissimi robi. O solo esiste, quello carino. Ed ecco anche Gotita. Andiamo di Razor Shell su Solosis e Aerossalto sempre su Solosis. Facciamo doppio focus. Ecco, infatti, così almeno uno lo tiriamo giù subito. Poi Psycho Shock, va bene. Anzi, Psyshock. E andiamo ancora. Aerossalto e Razor Shell. Buono così. Tranquillo a livello 25. Unexpected. Am I right? Andiamo ancora un po' avanti. E qui abbiamo Trip. Ok. A questo punto allora resuscitiamoci il buon Swadlon. Dove arrivai? Qui. Perché ci servono tutte le forze per combattere quel merda di Trip. Vai. Curiamoci per bene. Tanto le pozioni le possiamo acquistare quando vogliamo. Allora, lui inizierà ancora con Servine. Non lo possiamo sapere. E quindi manderà in campo Pignite. Farei un saveino tattico. Ecco qui. Bene. Qui non c'è niente da prendere, vero? No, nope, nemmeno di qui. Vediamo se ci sono magari gli strumenti che ci siamo persi. Non credo, no, lì è tutto chiuso. Sì, è tutto chiuso fino qui. Ok, andiamo a sfidare Trip per chiudere questa parte in bellezza o in bruttezza. E lì c'è un Darmanitan, tra l'altro, da prendere.
Still here to get in my way? Are you? Cosa sei, Yoda? Sei ancora qui a intralciarmi la strada, ecco. In realtà sei tu che intralci la strada, cioè sto passando tranquillo. Che lui inizia ancora con Servine. Ne abbiamo finite. Beh, mi sa che questa battaglia abbiamo già capito chi la vincerà. Vai di lanciafiamme. Mi ha abbassato la precisione, quindi fallisco. Sto infame di un Servine. Ah, vedete, lui sostituisce. Cioè, inizia a fare queste tattiche qui di sostituzione che non si sa bene per quale motivo, perché ha fatto entrare Timur solamente per farlo crepare. Hai solo tre Pokémon, tra l'altro. Ok. Niente, mi sarà attacco. Leaf Tornado. E lo sostituisce di nuovo. Ma non è Campo Vanillite, solamente per morire, dato che anche questo lanciafiamme è praticamente super efficace. Ok, mi aspettavo di più da questa lotta contro Trip, devo dirvi la verità. Pensavo sarebbe stata un po' più difficile. Invece non è difficile solamente cioè, sta durando così tanto solamente perché il mio Pinita ha fallito 2 volte lanciafiamme. Quindi va bene. Ok, ha fatto fare un livello a Pinita. What a sad display. Mi spiace per te. Don't even try and enter the club battle with those moves. Non provare nemmeno ad entrare nel club della battaglia con queste mosse. Vincerò comunque io. Ok, andiamo a prenderci questo Darmanitan. Sì. Questo è l'unico Darmanitan all'interno del gioco che ha l'abilità Zen, quello per cui è possibile trasformarsi nella modalità, nella Zen mod praticamente. Quindi prendetelo, non dimenticatelo. E a questo punto, ragazzi, io volerei. Dov'è? Qui. Volerei, guardate quanto è grande. Austropoli. Volerei ad Austropoli per concludere il video. Andiamo a dare una curata ai nostri Pokémon. A mettere in ordine i Pokémon che abbiamo catturato. A fare anche spazio appunto con quelli che sono iconici. Così da chiudere il video in bellezza. Intanto abbiamo Darmanitan 555. Eccolo qua. Insieme al suo Darumaka. E come vedete, vi faccio vedere. Vediamo un po'. Zen Mode ha l'abilità, infatti. Changes the Pokémon's shape when HP is halved. Ok. Quindi prendetelo, mi raccomando. Poi abbiamo Rock'n'Roll. Il primo era quello appunto iconico, quindi andiamo a prenderlo e a portarlo via. Lo mettiamo nel box di Ash. Dovrò farne un altro di box di Ash, tra l'altro. Per adesso facciamo così, li metto qui dietro quelli di quinta gen. Li metto qui sotto, poi questi Pokémon qua li faccio sparire da un'altra parte e quel box diventa il secondo box di Ash. Prendiamo anche Palpitoad, altro Pokémon di Ash che non useremo però in questa gen, in questo walkthrough. Voi fatemi sapere invece quale squadra scegliete, perché ci sta che voi invece scegliate Pokémon diversi per la squadra. Magari Snivy lo volete per esempio e lo usate, oppure volete Palpitoad o volete Boldore. Fatemi sapere appunto quali sono le vostre scelte. Scrivetemi pure nei commenti. Ecco, vedete anche Snivy, dato che ho già capito che non lo utilizzerò, lo porto via. Lo metto qui. Ecco qua. Li prendo anche le violite, che può essere utile a qualcun altro. E ritorniamo quindi a mettere in ordine i nostri Pokémon. Guardate quanti Pokémon abbiamo preso, quanti Living Dex abbiamo completato. Allora, Rock'n'Roll. Prendiamoli l'Everstone. Andiamo a metterlo al suo posto, 524. Quindi 16-22. 23-24. What? Ho sbagliato. 16-22. 23-24 sarebbe qui. Allora sei tu che sei sbagliato, vero? Infatti 27 sei sbagliato. Sei sbagliatissimo. 24, 25, 26, 27. Infatti tu sei qui. Poi abbiamo Lampent 608. Quindi vieni qui con me, 608 sei qui. E Fungus 590 che tiene anche un Big Mushroom, quindi lo prendiamo e andiamo a mettere 590. Quindi il 590 saresti 94, 3, 2, 1, 0, qua. Ok, piano piano
Piano piano, oddio, piano piano. Già bello complice. Cioè, per essere la terza palestra non è male, eh. Tutti questi Pokémon, non è per niente male. E altri ne cattureremo molto probabilmente nella prossima parte. Quindi, usciamo da qui. C'è anche questo Waddle che mi è stato mangiato bene dal box, non so se hai bene capito dove è finito. Tiriamo un bel save. E io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!